Buonasera, benvenuti a questa edizione di Telecento Giornale. Questo il sommario. Nell'assemblea intercomunale dell'USL numero 1 approvato il bilancio dell'esercizio finanziario 1987. Avremo un servizio di Pasquale Tucciariello. Sul blocco degli scrutini di parere contrario i SISM CISL. A provvedimenti pretorili, pastori di Melfi rispondono conducendo per protesta le loro pecore nella piazza del municipio. Si incontrano domani a Lavello nel distretto scolastico direttori didattici e presidi della zona. Sabato 23 maggio a Melfi avrà luogo la presentazione ufficiale del primo comitato direttivo della Lega Ciclismo WISP in Basilicata. Sempre domani a Genzano, conferenza dibattito sul tema energia nucleare, il punto di vista della scienza. Incidente mortale alla periferia di Lavello, muore un giovane muratore del posto. Sport, in sommario tennis, calcio, motorismo a cura di Antonio Massaro. Dovrebbe partire adesso un filmato sull'assemblea intercomunale della USL numero 1 di Venosa. Locale numero 1. La seduta è iniziata dopo che i capigruppo hanno avuto una riunione preassembleare per la ricerca di un'intesa con i lavoratori dell'AIAS di Melfi, l'Associazione Italiana per Assistenza agli Spastici, in aperto dissenso con il rinnovo della convenzione USL-AIAS, secondo le maestranze e le organizzazioni sindacali non in linea con lo spirito della legge di riforma sanitaria. Per tale ragione ne hanno stigmatizzato il metodo e il merito. È stato il presidente della USL numero 1 ad aprire i lavori, rimarcando a proposito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 87 un certo rammarico per la esiguità dei fondi disponibili. La Giunta regionale infatti ha assegnato alla USL 47 miliardi, pochi milioni in più rispetto allo scorso anno, un fondo insufficiente, è stato detto, per la copertura finanziaria degli impegni di spesa in rapporto ai programmi di attività che l'ente intende perseguire. Gianzanti ha aggiunto che si cercherà di fare una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa al fine di migliorare i servizi. Quindi hanno parlato i capigruppo. Petaggine Democristiano ha sottolineato che vengono penalizzati gli enti intermedi e i comuni a causa delle difficoltà congiunturali che essi attraversano. Il socialista Grieco ha puntato il dito contro l'assenza di una esatta politica nazionale che ha condizionato e creato stenti alle regioni più povere di strutture e di servizi e che si sono tenute nei limiti degli stanziamenti. Bertulli del PSD ha aggiunto che efficienza e razionalizzazione significano anche l'eliminazione dei doppioni delle strutture ospedaliere esistenti sul territorio. Occorre quindi, ha detto, un decentramento dei servizi nelle aree interne e nella fascia bradanica. Garzia, capogruppo comunista di opposizione, ha denunziato per quanto riguarda il conto consuntivo 85 l'avanzo di amministrazione quantificabile in 2 miliardi e mezzo non utilizzato per i servizi di spesa sociosanitari. Ha proposto la redazione di un piano di medio respiro per l'assistenza domiciliare agli anziani. Sulla convenzione USL-AIAS l'esponente comunista ha parlato della istituzione del servizio pubblico di riabilitazione previsto dalla legge regionale 3085, fino ad oggi ancora inattuata. Il vicepresidente Bruno Tamburiello ha detto che la USL non entra nel discorso di pubblicizzazione che spetta da altri organi. Data l'ora tarda e con molti altri punti da esaminare, la seduta è stata aggiornata a sabato 20 giugno. Vogliamo rettificare, il servizio era a cura di Antonio Massaro e Pasquale Tucciariello. E a proposito di servizi, vi ricordo che al termine del nostro TG andrà in onda lo sport al servizio dei giovani e della comunità. Era il tema di un convegno organizzato dalla Polisportiva Libertas di Rio Nero tenutosi sabato scorso, servizio realizzato da Angela Traficante. Andiamo avanti con il nostro notiziario. A proposito del minacciato blocco degli scrutini da parte dei comitati di base degli insegnanti, la segreteria territoriale della CISL, scuola media, SISM CISL, ha esplicato la propria posizione. È stata respinta l'ipotesi di interventi repressivi da parte della magistratura, così come quella della precettazione o sostituzione dei lavoratori, dichiarate entrambe lesive del diritto di sciopero. Nel contempo, il SISM CISL ritiene che si debba garantire lo svolgimento degli scrutini nell'interesse delle famiglie e degli alunni,
poiché i problemi a monte del dissenso non sono risolvibili in questo scorcio di anno scolastico. Melfi, si sono ripetuti ancora episodi incresciosi nella piazza municipio della cittadina normanna. Un gruppo di pastori hanno spinto le loro pecore nei pressi del municipio per protesta. A loro carico il pretore di Melfi, dottor Pasquale Cristiani, su segnalazione di molti cittadini che vedono in pericolo la salute dei figli, sui quali pure a scuola sarebbero state riscontrate pulci, aveva avviato una pratica, investendo il nucleo antisofisticazioni di Potenza, il NAS, per accertare il grado di inquinamento ambientale che gli stanziamenti ovini provocherebbero sull'abitato di zona Cappuccini e Porta Venusina. L'amministrazione comunale di Melfi a suo tempo aveva pure invocato ed ottenuta una legge regionale perché venissero agevolati nuovi stanziamenti in località periferiche, ma alcuni pastori del posto non sono apparsi soddisfatti. Di qui un'altra protesta, con centinaia di pecore sotto gli uffici municipali. I pastori sono stati ricevuti dal sindaco e dalla giunta melfitana. Non conosciamo ancora gli sviluppi, tuttavia le proteste dei cittadini che abitano nelle adiacenze di zona Cappuccini e Porta Venusina si fanno sempre più pressanti. Né si conosce le ragioni delle resistenze dei pastori, cui la legge vieta gli insediamenti nell'abitato di Melfi. Domani pomeriggio, organizzato dal distretto scolastico di Lavello, si terrà un incontro fra direttori didattici e presidi della zona. Si parlerà di questioni educative legate ai problemi di continuità tra le tre istituzioni scolastiche, vale a dire la materna, la scuola elementare e la scuola media. Sono previste due relazioni. Per i direttori parlerà il professor Emilio Nigro, per i presidi della media la professoressa Rosa Maglione. Sabato 23 maggio alle ore 19 nella sala congressi del Comitato Zonale Vulture Melfese dell'Unione Italiana Sport Popolari di Melfi avrà luogo la presentazione ufficiale del primo comitato direttivo della Lega Ciclismo WISP in Basilicata con la presenza del presidente nazionale della Lega Aldo Ferrari e del responsabile nazionale della commissione tecnica Michele Dancelli, ex campione d'Italia di ciclismo. Interverranno amministratori degli enti locali, presidenti ed atleti delle società affiliate e numerosi appassionati di ciclismo. Si tiene domani a Genzano, nell'auditorium della scuola media, una conferenza dibattito dal tema l'energia nucleare, il punto di vista della scienza. Alla riunione, promossa dal liceo scientifico Ettore Maiorana, interverrà in veste di oratore ufficiale il professor Franco Selleri dell'Università di Bari. Lavello, incidente mortale alla periferia di Lavello, vi ha perso la vita un giovane muratore del luogo, Amedeo Carnevale, di 17 anni. Il Carnevale si trovava alla guida del suo ciclomotore quando, per circostanze ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 124 condotta dal proprietario Vincenzo Fensore, di 59 anni, un agricoltore del luogo. Immediatamente soccorso e trasportato presso l'ambulatorio del dottor Mauro Tannoia di Lavello, il giovane vi è giunto già privo di vita. Nel referto si fa riferimento all'arresto cardiaco sopraggiunto nel soggetto politraumatizzato che presentava inoltre una probabile emorragia interna. Questa era l'ultima notizia, adesso vi lascio allo sport in compagnia di Antonio Massaro. Aspettiamo la sigla che introduce Antonio Massaro, questione di secondi, quindi poi a voi Antonio Massaro con lo sport. Buonasera, per lo sport in sommario calcio, tennis e motorismo. Partiamo indubbiamente dal calcio. Ci sarà una coda nel campionato di promozione lucana. Si tratta dello spareggio tra Edil Potenza e Pro Matera, che designerà la squadra vincente del torneo edizione 86-87.
La commissione di appello federale, infatti, accogliendo un ricorso della squadra materana, ha omologato il risultato della gara Pro Matera ed il Potenza, terminata 1-0 del 15 febbraio scorso, nel corso della quale il portiere Stenta della formazione ospite fu sostituito dopo che un mortaretto era scoppiato nei pressi della sua porta. Il giudice sportivo ordinò la ripetizione della gara per un errore tecnico dell'arbitro, il signor Treossi di Forlì, mentre la commissione disciplinare assegnò la vittoria a tavolino all'Edil Potenza. Ora la sentenza della CAF pone fine alla vicenda. 2 punti dei 51 che aveva sono stati tolti alla formazione potentina ed assegnati al Pro Matera, che ne aveva totalizzati in tutto 47. A questo punto dunque, con entrambe le contendenti a quota 49, inevitabile lo spareggio, che probabilmente verrà disputato domenica 24 su un terreno al di fuori della nostra regione, probabilmente a Taranto o Trani. Per quanto riguarda il campionato nazionale di Coppa Italia maschile di tennis, fase provinciale, si è disputata ieri la seconda giornata. Nel girone A il Tennis Club Rionero era di scena a Potenza per scontrarsi col Country Club Potenza B. Il match invece non ha avuto luogo a causa della mancata presenza della squadra di casa. In tal modo la vittoria è stata assegnata a tavolino alla formazione di Rionero, senza problemi l'affermazione del CT Melfi ad Avigliano, opposto al locale Tennis Club. Il risultato finale è stato 6-0 per gli ospiti melfitani, che hanno vinto sia i 4 singolari che i 2 incontri di doppio. Anche nel girone C la giornata è stata contrassegnata dalle rinunce. Il Tennis Club Genzano ha invano atteso l'arrivo del TC Tito, ma di questi ultimi non si è vista neanche l'ombra. Vittoria dunque anche in questo caso a tavolino per la formazione genzanese. Diamo uno sguardo alla prossima giornata. Nel girone A se la vedranno tra di loro il Tennis Club Rionero ed il CT Melfi, un incontro senza dubbio interessante e decisivo per il passaggio del turno. Nel girone C invece il Tennis Club Genzano riceve il Circolo Tennis di Avigliano. Passiamo al motorismo. I piloti di go-kart di 6 regioni, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, si sono dati appuntamento ieri domenica 17 sul circuito permanente di Lavello, in una gara valida quale prova di qualificazione per il campionato del mondo e per il campionato europeo della classe 125. La gara, iniziata alle 3 del pomeriggio, ha visto la partecipazione di 50 piloti. Si gareggiava per la categoria 100 Senior, 125 Formula C e 125 Intercontinentale C. Notevole la partecipazione di pubblico. Alla manifestazione sportiva molto attesa hanno partecipato anche i componenti del Club Azzurro di karting, costituito dai migliori specialisti italiani e piloti. Lo sport al servizio dei giovani e della comunità. Questo è il tema di un convegno organizzato dalla polisportiva Libertas di Rionero, tenutosi sabato scorso presso la Casa della Gioventù. Ci guardiamo questo servizio di Angela Traficante. Per quanto mi riguarda, vi porgo la buona serata. Grazie. Dei giovani e della comunità. Questo il tema del convegno organizzato dalla polisportiva Libertas di Rionero, tenutosi sabato scorso presso la sala convegno Casa della Gioventù a Rionero. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Libertas, Claudio Cerviere, che oltre ad illustrare i progetti futuri della Libertas e l'impegno sempre maggiore da parte dei giovani sportivi, ha presentato gli ospiti del convegno, tra i quali i Grandi Fratelli a Bagnale, campioni olimpionici e mondiali di canottaggio. Era presente l'assessore allo sport del comune di Rionero, professor Michele Pinto. Lo sport si coniuga meravigliosamente con i giovani, ha detto. Vi è un connubio quindi tra lo sport e i giovani. È giusto, ha continuato l'assessore Pinto, che i giovani pratichino lo sport per contribuire al miglioramento sociale con la società. Allora, quale altra attività migliore dello sport? Ha continuato il convegno la dottoressa Alba Capobianco del Centro Provinciale Medicina dello Sport. La dottoressa ha relazionato sul ruolo del medico sportivo, sui pregi che lo sport offre ai giovani e non, ma in particolare sul punto di vista del medico sportivo. Poi è stata la volta dei campioni olimpionici e mondiali di canottaggio, i fratelloni a Bagnale, così chiamati dagli amici sportivi, che subito dopo il convegno hanno attorniato i due fratelli per un mare di autografi.
È intervenuto l'assessore regionale allo sport, professor Donato Martiello, che ha più volte sottolineato la sua disponibilità per un sistema sempre più adeguato che soddisfi le varie esigenze sportive. Era prevista anche la presenza dell'onorevole Pasquale Lamorte, ma ascoltiamo in modo più dettagliato cosa hanno risposto ai nostri microfoni i fratelli a Bagnale e gli altri ospiti. Un minuto, che cos'è lo sport? Dunque, lo sport è un'attività sportiva che è rivolta al miglioramento non solo fisico ma anche psicologico e soprattutto rivolto alla socializzazione dei ragazzi e nonché alla formazione fisica per una vita futura che appunto in seguito ad un'attività sportiva può essere enormemente facilitata. Carmine Abbagnale, secondo lei cosa ha assortito la politica sportiva per quanto riguarda la sua formazione personale? Guarda, la mia formazione personale, cioè comunque ovviamente lo sport aiuta fisicamente, ma non solo fisicamente, intellettualmente e psicologicamente, quindi per me ha aiutato moltissimo. In che senso? Come dicevo prima, in tutti i sensi, e non solo fisicamente, perché uno può pensare allo sport aiuta solo fisicamente, ma anche come formazione dell'uomo in sé, psicologicamente e intellettualmente. Signor Esposito, cosa c'è di più bello del canottaggio? Ah, ci sono tante cose più belle del canottaggio. Noi abbiamo iniziato questo sport come potevamo iniziare la pallavolo, il calcio, quindi diciamo più bello ci stanno le passeggiate, queste cose qua, andarsi a divertire, prendere il vizio di altre cose. E perché? Ma perché questo non lo so, ma purtroppo ognuno inizia una sua attività nella vita, c'è chi studia, chi riprende lo sport, chi prende a fare attività controproducente e via eccetera. Secondo lei cosa spinge questi ragazzi ad intraprendere proprio questo tipo di sport? Ma secondo me sono sempre cose che fanno, sono sempre ragazzi che conoscono altri ragazzi, magari che lo praticano e dicono vieni, non vieni. In effetti come abbiamo fatto noi, perché noi siamo andati al circolo, un gruppo di ragazzi, che poi c'è chi ha intrapreso la via, è diventato dottore, è diventato avvocato, chi è diventato, ognuno ha preso la sua via. In effetti sono rimasto io da solo là. Assessore Martiello, come si presenta in 2 minuti la politica sportiva nella nostra regione? Ma io devo, 2 minuti sono poco, così brevemente riaffermo un concetto fondamentale su cui mi sono soffermato poco tempo fa. Io sono assessore alle attività produttive e allo sport. Potrebbe sembrare una contraddizione. In verità non è una contraddizione, in quanto lo sport non è un fatto parassitario, perdere di tempo come gli sciocchi possono pensare, ma lo sport ritorna e ricade sul terreno della produttività, prima di tutto per quanto riguarda la difesa, la tutela della salute, che è la risorsa fondamentale dell'uomo, in secondo luogo sul piano della educazione civile, della formazione integrale della personalità, che oggi è cosa estremamente importante. È vero che abbiamo bisogno di costruire fabbriche, posti di lavoro, di costruire un progetto di sviluppo, di avanzamento civile, ma tutto questo sforzo diventerebbe inutile se contestualmente non c'è anche il recupero dei grandi valori dell'uomo, non c'è lo sviluppo dell'uomo. Ecco, lo sport si muove in questo senso. Cosa tanto più importante oggi, in quanto la società ha sempre più alto coefficiente tecnologico, punta all'alienazione, alla massificazione, alla depauperamento della personalità. Quindi il tempo libero deve essere utilizzato in senso pedagogico per recuperare questa integrità dell'uomo. Lo sport ha questo ruolo estremamente importante.
momento. A Genero si fa molto sport e questo è un bene, almeno lo speriamo. Ma a quando l'apertura del palazzetto dello sport e quindi della piscina? Ma lo abbiamo ribadito nel convegno di questa sera, che il problema era innanzitutto quello di, come dire, individuare il bandolo della matassa, cioè riuscire a capire quali erano gli ostacoli che non consentivano che appunto l'iter procedurale arrivasse a termine. E il problema consiste nella benedetta approvazione di una perizia per un importo di 558 milioni che serve appunto per il pagamento degli espropri, per l'adeguamento antincendio e infine per le attrezzature del centro sportivo. Però bisognerà dire che il Comune di Rionero su questo può fare una parte, in quanto essendo il consorzio un ente giuridicamente a sé stante, evidentemente non ha tutti i poteri per poterlo fare. La giunta consortile ha lavorato in questa direzione, credo che i tempi siano veramente maturi e fra poco andremo veramente ad una, come dire, ad una apertura vera e propria, senza, evitando così le false partenze che hanno caratterizzato qualche tempo a questa parte la vicenda del centro sportivo. Ecco, assessore Pinto, questo fra poco può essere più esatto? Ma se questa perizia venisse approvata subito, io credo che i tempi siano molto molto immediati. Il problema, ecco, è che bisognerà pensare da questo momento e riguarda la gestione di quel centro. O meglio, l'apertura è che secondo me va fatta in due fasi, cioè aprire immediatamente l'apribile, l'utilizzabile, scorporando il discorso della piscina, i costi di gestione sono elevatissimi, e successivamente quindi pensare ad una gestione. Va bene, ma la gestione può essere sempre di tipo diretto, quella più semplice, quella che consente di usufruire di quelle strutture. Claudio Cerviere, quali i progetti futuri della Polisportiva Libertas di Rioniro? Beh, di cose da fare ce ne sarebbero secondo me tante. Noi dividiamo lo sport in due fasi ben precise. Uno sport effettuato nel periodo invernale, dove abbiamo a disposizione le varie palestre che ci sono qui a Rioniro, e lo sport estivo. In questo periodo estivo, secondo me, va rilanciato di nuovo anche quest'anno come l'anno scorso, col torneo di mini calcetto. Va rilanciato, sempre in alternativa al calcio, un nuovo torneo di pallamano. E speriamo che con la venuta dei fratelli a Bagnale, chissà, a Montecchio, potremmo provare a fare un po' di canottaggio. Io ne sarei felice. Ma questi ragazzi partecipano a questi incontri, diciamo, della Libertas? Beh, la Libertas, se tu immagini che la Libertas si muove con 7-8 responsabili, e questi responsabili, ognuno di loro ha dietro di sé 10-12 ragazzi, puoi immaginare il lavoro che c'è rispetto ad ogni disciplina. Indubbiamente noi siamo felicissimi di quello che abbiamo realizzato, la partecipazione c'è, i ragazzi vengono a noi predisposti, o a volte neanche molto predisposti, però l'importante è che incominciano a fare sport, l'importante è che, come si dice, quando il corpo è sano anche la mente è sana. Per quanto riguarda l'età? L'età è variata molto in questi ultimi anni, io devo ringraziare l'assessore Pinto per un semplice motivo. L'anno scorso mi suggeriva di fare un torneo di calcetto dei ragazzi dai 12 ai 14 anni. In un primo momento io pensavo che fosse un'impresa, perché pensavo che i ragazzi che avevano 12 anni non fossero molto predisposti a questa disciplina. Io mi sono reso conto in una riunione che avevo intorno a me 140 ragazzini dai 12 ai 14 anni. È stato un momento di grossa soddisfazione, perché poi io in realtà sono in una posizione molto scomoda tra i miei amici politici che chiedono e gli allievi che stanno dietro di me che vogliono. Puoi immaginare come sia difficile per me gestire queste due situazioni, però molto spesso la soddisfazione di realizzare alcune cose belle mi dà la voglia e la gioia di andare avanti. Non capito. Giuseppe Bagnale, un'ultima cosa. Un messaggio lanciato dal grande Giuseppe Bagnale ai nostri giovani telespettatori. Ma nel convegno avuto poco tempo fa abbiamo, cioè, diciamo che il presidente circonautico ha auspicato a Rionero l'apertura di un centro di canottaggio, cosa che sarebbe molto bello. Io mi auguro appunto di ritornare in questo paese con la riapertura del complesso sportivo che poc'anzi parlava l'assessore e con speriamo per disputare qualche gara sul bacino di Montecchio. Ok, grazie.
un messaggio invece di Carmine a Bagnale, ai giovani. Quello di praticare sport, qualunque sia lo sport, e qualunque come lo vogliono fare loro, sia da semplici sportivi, sia in organizzazioni sportive. Fate sport perché è bellissimo fare sport, fa bene, oltre ai muscoli, fa bene al corpo, fa bene alla mente, fa bene alla vita. Grazie.